ragazze, benvenute sul mio secondo canale. Oggi io e mia sorella, che sta per arrivare, quindi vogliamo fare questa ricettina assieme, cioccolatosa, buona, ovviamente sana, una versione light delle, non so come si chiamano, Choco Bobs, Pops, comunque quei snack che si mettono sui bastoncini a forma di palline ricoperte di cioccolato, comunque sono troppo buoni. E è un esperimento che facciamo, speriamo che ci riesca. Comunque, anche se non ci riesce, noi lo mangeremo comunque perché siamo delle golosone. Quindi seguite il video, lasciateci tanti like se vi piacciono le nostre ricettine. Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale perché noi vi vogliamo tanto tanto bene. Viva la dieta e anche gli spuntini, gli snack sani, no? Che bello fare, tu c'hai voglia di cioccolato, di qualcosa, fai uno spuntino sano. Quindi questa è una versione healthy di questi normali dolcetti che sono americani, molto molto carini. Speriamo che vi piacciano, speriamo che ci riescono. Ragazzi, noi utilizzeremo questi qua, ma in effetti la ricetta di Choco Pops, non so come si chiama, Cake Pops, scusate, dalla regia mi dicono che ho sbagliato, si dovrebbe fare con una torta, un pan di spagna, una torta da sbriciolare, ma poiché noi non abbiamo una torta, non abbiamo nessuna intenzione di fare una torta, che questa è una ricetta super veloce e facile, utilizzeremo queste merendine, che comunque sono sane e molto buone, le compriamo allo Shan, ma potete utilizzare anche, ad esempio, se non avete queste, o un plum cake, una torta fatta da voi, ad esempio anche con le mie ricette, oppure un qualsiasi pan di spagna, dei plum cake comprati, dei tortini, delle merendine, insomma quello che volete voi. Devono essere sbriciolati, quindi così, sbriciola anche tu grossolanamente. Lo sai, questi qua sono buoni perché ci sono anche delle gocce di cioccolato dentro, quindi sono ancora più buoni e porcellosi. Poi grossolanamente si sbriciolano, ovviamente si finisce di sbriciolare, poi si aggiunge una cosa per legare, e di solito mettono tutti la marmellata, quindi noi nella versione nostra healthy light abbiamo pensato di mettere questa marmellata 7 calorie light, comunque, che compriamo al supermercato senza zuccheri aggiunti. Aggiungiamo un po' alla volta. Un po' alla volta questo, un po' molto. Beh, secondo me questa è la quantità. Poi si deve fare un impasto, no? E praticamente devi fare tutte palline. Devono venire delle palline. Non aggiungiamo zucchero dolcificante perché questa marmellata comunque è senza zuccheri aggiunti, ma comunque è dolce. E poi il tortino anche dolce, comunque sono già dolci i tortini, quindi così. Questi sono i Carlita Pops. Pubblicate le vostre foto sui social, Carlita Pops. E è una versione sempre light alla fine. Io vi vengo a mettere like, Carlita Pops. È venuto un impasto tutto omogeneo che fa anche un po' schifo, non lo so. Sembra un po' tipo la Red Velvet, guarda, secondo me. Infatti sta pure un po' quello. E poi si fanno delle palline, così. No, fa un po' più grande. Ancora più grande, tu sei sempre esagerata. No, pallone. Non pallone però. Poi dobbiamo metterli nella cioccolata. Ok, così. Delle palline. Che pop giganti, dai. Ecco qua, a questo punto li mettiamo nel frigorifero per un quarto d'ora. Adesso ragazzi, abbiamo già quasi finito e nel frattempo andiamo a sciogliere il cioccolato fondente. Yummy, viva il cioccolato, buonissimo. Eccolo qua, noi usiamo questo qua che è completamente fondente. Se non vi piace fondente, utilizzatelo al latte, bianco, quello che volete voi. Ovviamente fondente è molto più sano che healthy. Lo andiamo a sciogliere a bagnomaria e poi ci dobbiamo passare le palline dentro. Andiamo a metterlo tutto qua, grossolano, un altro poco ci vuole. Sì, è buono tutto. Molto cioccolato ci vuole. È il mio preferito. Lindy, regalami cioccolato. Scherzare. Però sì, il mio preferito. Uno lo mangio io. Ah, è vero com'è. Ragazzi, ecco qua il cioccolato tutto sciolto a microonde, è buonissimo. Io me lo mangerei così, com'è buono il cioccolato sciolto, guardate. Adesso dobbiamo immergere i nostri Choco Pops. Non so perché li chiamo Choco Pops, Carlita Pops, qui dentro, dai. Ecco qua, ragazzi, potete immergerle le palline dentro al cioccolato, oppure per farle un po' più leggere, come abbiamo fatto noi, le abbiamo messe solo da un lato la cioccolata, quindi per mantenere un po' più light. E adesso ci mettiamo questi qua, potete mettere o le palline tutte colorate o questi qua. Noi mettiamo questi qua, ecco questi, che sono dei cuoricini, quindi sono in tema di San Valentino.
Ecco ragazze, questi sono i nostri Callita Pops. Ovviamente è sempre meglio mangiarli, tenerli un po' nel frigo o nel congelatore, così diventano più duri. E ci potete mettere attorno anche un po' di sciroppo colorato per rendere tutto, solo che noi adesso non ce l'abbiamo, oppure le palline colorate, insomma quello che volete voi. Sono buonissimi perché poi l'impasto è dolce col cioccolato che è amaro, fa un bellissimo contrasto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciateci un bel like e ciao al prossimo video.